Stefano, siamo in campo, dietro di te la porta dove hai realizzato un gol fantastico. Ci racconti, ci hanno un giugno. Ma dai, ho provato un'azione personale, è andata bene, più che altro è servita per rimettere in piedi una partita che secondo me non mi stavamo di perdere in quel momento lì. E serve più che altro anche per dare quel morale a tutta la squadra, perché partire con comunque alla fine un passaggio del turno in Coppa Italia è importante per l'inizio del campionato. Cosa ti aspetti da questo momento? Ma diciamo che sono stati fatti dei discorsi importanti da parte della società, ci abbiamo messo nelle condizioni comunque di prepararci al meglio. È ovvio che sapete tutti la situazione come è stata fino a prima del ripescaggio, che non sapevamo che cosa dobbiamo fare, quindi che facevamo. Quindi l'importante è quello che ho detto anche una settimana fa, è far reintegrare i nuovi, cercare di pareggiare un pochettino la condizione di tutti e anche l'inserimento dei nuovi nella squadra. Noi dell'anno scorso stiamo mettendo il massimo impegno e ringrazio quelli dell'anno scorso e quelli che sono arrivati dal 25 di luglio, perché sono messi a disposizione per creare qualcosa di bello e sono tutti pronti tutti per far sì che si faccia una stagione comunque importante. Do il benvenuto ai nuovi, gli ultimi arrivati, perché comunque ci daranno sicuramente una mano e sono messi tutti a disposizione, quindi questo è importante, che anche i giocatori importanti sono tutti qua e mettersi a disposizione della squadra e facendo sì che si integrasse il prima possibile. È ovvio che non possiamo nascondere sul fatto che inizialmente potremmo avere qualche deficit sia di condizione da parte di qualcuno, sia di inserimento nella squadra, perché comunque ci conosciamo poco ancora, però non sono uno che cerca alibi e nemmeno la squadra, e quindi cercheremo il prima possibile di far sì che tutto sia, diciamo, equiparato in tutto e che appunto poi si possa pensare solo alle partite. Però sulla carta è una gran bella cosa. Questo lo dite voi e vediamo, no, è ovvio, sulla carta sono stati fatti, come ho detto, degli sforzi importanti, hanno preso giocatori importanti e dobbiamo essere bravi noi, insieme allo staff, a far sì che questo diventi una squadra, diventi un gruppo, diventi una famiglia, diventi un tutt'uno, perché poi io penso che quando poi ci sono i momenti di difficoltà, se c'è il gruppo, se c'è l'unità di intenti, poi riesci a superarlo. Voglia di Cuber? Io purtroppo c'ho ancora voglia, è ovvio. Sono vecchietto, però se sto bene spero di poter dare un contributo importante. Sono a disposizione, sapete benissimo che sono tornato l'anno scorso, anche se non sarei mai voluto andare via, lo sapete, però era cambiata la proprietà e quindi sono state fatte inizialmente scelte diverse e io sono qua a disposizione per cercare di dare una mano non solo in campo ma a 360 gradi, quindi spero di riuscire a darla, soprattutto magari a quei giocatori sia giovani che un po' meno giovani, che hanno bisogno di fiducia e hanno bisogno di consigli per cercare di migliorare poi e rendere di più anche per la squadra. Senti, dopo la corsa ai giovani, questi ultimi giorni di mercato invece le squadre di Serie C stanno contattando i giocatori più esperti, diciamo, cosiddetti vecchietti. Che segnale? Beh, penso che ci debba essere un giusto mix. Io, secondo me, a un certo punto, non perché sono vecchio, ma è giusto la ricerca dei giovani, però io penso che i giovani crescono se hanno dei vecchi vicini che un po' li guidano in certe situazioni, soprattutto quando ci sono delle responsabilità importanti da prendersi. Io penso che il grande in quel momento, in quella situazione, possa dare una grossa mano al giovane, sia in quel momento specifico, sia nel prepararsi a una partita, a una stagione, a quello che si deve fare, al comportamento che si deve avere. Io sono per me delle basi importantissime, il rispetto dei ruoli, di tutte le persone che lavorano per noi, per me sono fondamentali e vorrei trasmettere questo a loro, perché purtroppo alcune volte, venendo anche da settori giovanili importanti, alcuni giovani magari perdono la visione di come poi ci si deve comportare. Io su quello batto tanto, perché penso che il rispetto, se c'è rispetto tra noi, dalla squadra e anche con tutto lo staff eccetera, ne trae un beneficio a tutti. Martina è capitano, nella prima partita è andato la fascia del capitano, cosa significa questa fascia e se sarà tutto importante? Quelle sono scelte che farò accettare insieme al mister, è ovvio che mi fa enormemente piacere. Per me sarebbe ovviamente un onore, come penso se lo dicessi a qualsiasi altro ragazzo della squadra. Nel caso fosse capitano, io ragiono sul fatto, a me non mi è neanche piaciuto neanche mai in passato che c'è il capitano e gli altri. Per me
ci sono diversi giocatori che devono essere importanti in una squadra e non è solo uno, ma sono tanti, e poi ci sono gli altri che devono seguire queste persone, questi, non ho un numero preciso di persone, però che magari danno la strada e gli altri si devono tutti accodare. Io ragiono su questo fatto qua, la fascia secondo me è una cosa simbolica, nel senso che è bello indossare la fascia, ma io penso che in una squadra molti, anche in altre squadre, non sono capitani, ma poi quando si allenano e quando ci sono le partite non se la fanno. Stefano, sei uno dei giocatori più esperti, se non il più esperto, a prescindere dalla fascia, come puoi aiutare i più giovani e i nuovi arrivati? Beh, facendoli capire che devono fare tanti sacrifici se vogliono ottenere risultati importanti e non fermarsi alle prime difficoltà, perché le difficoltà sicuramente le avranno, ma le avrò pure io, le avranno tutti. Quello è importante, avere fiducia e continuare a perseverare anche quando magari le cose non vengono, perché poi alla lunga, se tu fai dei sacrifici, puoi trarre risultati. Oggi inizia una nuova stagione, presentazione davanti ai tifosi, forse è un po' presto per parlare di ambizioni, però cosa si sente di dire a proposito della stagione di Staterizia? Beh, innanzitutto che siamo felici di essere qui stasera insieme alla nostra gente, insieme ai nostri tifosi, è bello vedere comunque tanta gente e abbiamo bisogno, come ho sempre detto, del loro supporto, del loro apporto, e speriamo che vengano in tanti anche domenica sera. C'è la volontà di iniziare col piede giusto, c'è la volontà di creare un'identità forte nella squadra, dentro la squadra. Questo dovremmo essere bravi tutti noi velocemente a formare un gruppo forte e solido. Di solito la Coppa Italia viene un po' sviluppata dagli allenatori, quella gara di domenica ti ha dato tante certezze invece? Sì, no, mi ha dato delle risposte sul lavoro che abbiamo fatto dal 25 luglio, dai giocatori nuovi che sono arrivati, che sono entrati subito nei meccanismi della squadra. Non è stata una partita semplice perché abbiamo preparato di sicuro in poco tempo, anche sotto il punto di vista della preparazione fisica e tecnico-tattica, e non ci aspettavamo di giocare così ravvicinati. Invece i ragazzi sono stati molto bravi ad affrontare la gara, hanno condotto secondo me una gara in un modo positivo, un primo tempo un pochettino sulle gambe, poi secondo tempo siamo usciti e abbiamo creato anche situazioni per poterla vincere. Cosa cambierà, quanto cambierà la squadra da domenica scorsa al debutto campionato domenica prossima? Ma cambierà l'inizio, cambierà che sarà la prima partita di campionato e sta definendo e delineando un gruppo squadra, perché oggi sono arrivati altri due ragazzi nuovi che si aggregano al gruppo già esistente, quindi c'è grande entusiasmo, c'è grande voglia da parte dei ragazzi di partire col piede giusto, e credo che questo entusiasmo ce lo dobbiamo portare dietro per tutta la stagione. Mister, buonasera. I ragazzi si sono ripresi, soprattutto fisicamente, dopo una partita tosta, molto lunga, e è riuscita ad imprimere la sua idea di gioco, soprattutto? Ma i ragazzi sì, anche perché hanno avuto poi un giorno e mezzo libero, quindi c'è stata possibilità di recupero, abbiamo ricominciato a lavorare nella settimana con i giusti carichi di lavoro per prepararci al massimo per la sfida di domenica. C'è tanto da lavorare sotto il piano tattico, sotto il punto di vista, però già si è intravisto delle situazioni interessanti. Grazie. Direttore generale Andrea Bellanti, per parlare di questa serata, c'è grande entusiasmo, grande attesa per il debutto del Siena in campionato. Quali sono le aspettative della società? La società non ha mai fatto mistero che nel momento in cui aveva l'occasione di andare in Serie C è quello di organizzarsi per andare via dalla Serie C il prima possibile. Quindi faremo un campionato di studio con una formazione però che deve essere già la base per un campionato di testa per l'anno prossimo. Grandi acquisti, una rosa completamente rivoluzionata, una rosa molto forte, giudicata anche dagli addetti ai lavori. Sera altri due innesti e forse il campionato potrebbe anche vedere qualche arrivo nuovo, fresco, negli ultimi giorni prima del debutto, o ci fermiamo a stasera? No, la sorpresa è stasera, perché stasera secondo me ci dotiamo
di un calciatore che ha le caratteristiche di dare credibilità al nostro progetto, oltre a una grande stabilità alla difesa. E poi qualche altra sorpresa, almeno un'altra, è necessaria. Quindi dopo stasera sicuramente ci sarà un'altra. In una delle ultime interviste, quando abbiamo parlato dell'arrivo di Paolo Negro, il direttore Bellandi aveva ipotizzato un arrivo di altri ex bianconeri, cosa che poi diciamo, si sta concretizzando. Abbiamo fatto anche il nostro slogan della campagna Abbonamenti, che si basa proprio su questo. Non è che negli anni passati Siena non avesse fatto delle cose belle, aveva fatto delle cose bellissime. E quindi era necessario recuperare quella cultura, quella voglia e la voglia di riscatto dei soggetti che abbiamo avuto. In questo contesto tutti quelli che sono arrivati, ma anche quelli che non hanno più l'età per farlo, si sono dimostrati amici del Siena e disponibili a una collaborazione più o meno ufficiale.